sta per andare in onda, Pianeta Oggi Eventi nel Mondo, su Radio Science. Buonasera da Venezia, dalla redazione di Pianeta Oggi TV, sono le 19.01 con Q1 in ritardo, vedremo un po' di recuperarlo comunque. Vediamo subito le notizie rapidamente. Come avete sentito ieri sera tardi dall'edizione speciale che abbiamo realizzato a Radio Science, partita qui da, sempre qui da Pianeta Oggi TV, per quanto riguarda il vasto incendio della cattedrale, della storica cattedrale a Notre Dame. Dunque ci eravamo lasciati sul discorso di alcuni tecnici che dicevano che molto probabilmente sarebbe collassato tutto. Per fortuna questo non è successo. Oggi possiamo aggiornarvi dicendovi che la cattedrale è salva. Ecco, di fatto questo, Notre Dame è in piedi, quindi salvo il tesoro. Per la ricostruzione ci vorranno diversi anni. Per quanto riguarda i soccorsi, sono scattati praticamente nell'immediato. Ci sono tanti pensieri di solidarietà verso i francesi, verso insomma, la Francia. Quindi ecco, questa è una notizia importante: Notre Dame in piedi, salvo quindi il tesoro. Io adesso andrei avanti con un'altra notizia altresì importante. Dunque, dalla nostra testata in home page ci spostiamo a Montepulciano, siamo in provincia di Siena. Come sapete, Pianeta Oggi TV potrebbe essere quasi la base, più che Venezia, Montepulciano, perché lì siamo nati con l'emittente televisiva terrestre Teleidea, che oggi copre dal Monteserra tutta la Toscana, dalla Versilia fino a sconfinando anche nell'Umbria. Ecco, ricordo quindi alle ore 20 il nostro settimanale Pianeta Oggi Reporter, quindi per coloro che ci stanno ascoltando in questo momento dalla Toscana, da gran parte del centro Italia, con le 20 c'è questo appuntamento. Ma veniamo alla rassegna stampa, veniamo quindi alla notizia in taglio primo. Montepulciano, dunque, riconoscimento al tenente dei carabinieri Ottavio Rosatelli, assegnato dal comune di Montepulciano per il periodo in cui ha comandato la stazione di Acquaviva. Acquaviva si trova, diciamo, ai piedi del colle dove poi sorge il centro storico di Montepulciano, e Montepulciano stazione, dove c'è la stazione del treno. Ecco. Il comune di Montepulciano dunque ha assegnato un riconoscimento al tenente dei carabinieri Ottavio Rosatelli, come si legge nella pergamena consegnata dal sindaco all'ufficiale dell'arma. Rosatelli si è distinto quando dal 1994 al 2018 è stato comandante della stazione di Acquariva, operando con alta professionalità, dimostrando spiccata capacità di interagire concretamente con la cittadinanza e di collaborare proficuamente con le istituzioni locali. Nel corso della cerimonia, a cui hanno partecipato anche altri amministratori comunali, è stato inoltre sottolineato il contributo che con la propria opera Rosatelli ha offerto al mantenimento della qualità della vita della comunità. Hanno presenziato alla consegna del riconoscimento il maggiore Roberto Vergato, comandante della Compagnia Carabinieri di Montepulciano, il capitano Umberto Pinto, comandante della Compagnia di Siena, ed il tenente Renzo Maricchi, comandante del nucleo operativo radiomobile di Siena. Dopo la recente promozione ad ufficiale, Rosatelli, che con il grado di luogotenente aveva comandato la stazione di Acquaviva, è stato infatti destinato alla compagnia di Siena. Poi andiamo avanti, abbiamo a taglio medio il punto di Giulietto Chiesa, uno speciale dell'emittente Teleidea di Chianciano, che prima vi avevo nominato, dal titolo Nevralgia del Trigenimo. Poi ancora La Freccia, a cura di Margherita Furlan, giornalista indipendente da Roma.
con un'intervista a Giulietto Chiesa, che non occorre presentazioni. Poi ancora un articolo molto importante scritto da Sonia Bongiovanni, Our Voice in Argentina, le madri dei desaparecidos non si arrendono. Infine, il nostro settimanale Pianeta Oggi Reporter da Pordenone Centro, l'arte per la tutela dell'ambiente, con l'artista Gabriella Gonella insieme a Cristina Gattelle, dove spiegano come cercano di difendere i propri alberi dal loro quartiere, dalla loro strada che passa davanti. 19.06, vi ricordo ancora prossimamente nella nostra testata il settimanale Pianeta Oggi Reporter dal titolo Soldi, inganni e truffe, con l'intervista esclusiva al dottor Elio Alexander De Grandi, noto personaggio televisivo della storica trasmissione Domenica In. Il sottoscritto l'ha raggiunto in occasione di un convegno che si era tenuto nell'Inter Veneziano, siamo due passi da Venezia, precisamente in località Favaro Veneto. 19.07, subito dunque la linea a Radio Saius, quindi saluto anche la regia centrale a Treviso, Rosario Moreno, per la loro trasmissione Pianeta Oggi, eventi nel mondo. Prego, linea la parola ad Alviano. Buonasera, ciao Massimo e grazie. Allora, questa sera abbiamo invitato quello che potremmo chiamare un testimone degli anni in cui il contattista Eugenio Siracusa ha portato i suoi messaggi, la sua parola al mondo, una parola non sua, quella che veniva dalle stelle, dagli extraterrestri. E il 25 marzo di quest'anno sono passati 100 anni dalla nascita di Eugenio e noi lo vogliamo ricordare con la testimonianza di chi l'ha conosciuto e anche con il messaggio che Eugenio ci ha portato. Allora io innanzitutto ringrazio Saro Pavone per aver accettato il nostro invito. Grazie Saro e benvenuto. Grazie Alviano e la buonasera a tutti i radioascoltatori, è un piacere stare con voi. Allora senti Saro, non tutti, anzi purtroppo molti non conoscono la persona di Eugenio Siracusa e soprattutto il messaggio che lui è venuto a portare. E con te io vorrei un poco che tu inizialmente ci racconti a sommi capi un poco la storia così di Eugenio, senza entrare in tanti dettagli che dopo avremo modo sicuramente di approfondire, e dopo avrò bisogno di sentire anche la tua impressione diretta dell'esperienza che hai avuto con Eugenio. Ma intanto prova a dire a chi ci ascolta chi è Eugenio Siracusa. Beh, guarda, Eugenio Siracusa è stato, diciamo, conosciuto con questo neologismo, diciamo, di contattista, no? Che significa praticamente qualcuno che contatta e che alla fine, insomma, diviene anche portavoce per parte di chi lo contatta. Per capire un attimino, facciamo una brevissima premessa, bisogna andare, diciamo, anche alla situazione storica, quella che era passata da poco il 1945, siamo agli albori degli anni 50, quindi passato da poco il 45, esplosione atomica, energia nucleare, tutto ciò, come ben sanno coloro che hanno studiato la sana ufologia, ha mise in allarme le razze, diciamo, dei popoli del cosmo, della cosiddetta confederazione, insomma gli extraterrestri che si riversarono sulla Terra, iniziando a dare, diciamo, una mole anche impressionante di manifestazioni
quasi sempre simboliche, che servivano, ecco, a far capire che loro erano una realtà operante su questo pianeta. Che cosa volevano? Volevano che l'uomo recedesse da questo sentiero che aveva, pericolosissimo, che aveva intrapreso, perché la sperimentazione nucleare poteva sicuramente, ancora oggi lo è, essere incontrollata e produrre disastri che avrebbero sicuramente travalicato anche il pianeta Terra e il sistema solare. Cercarono di prendere contatto con i capi di Stato, soprattutto Stati Uniti d'America, Russia e anche Inghilterra. La risposta fu un no tassativo, perché si disse che l'umanità ancora non era pronta. Contestualmente, la faccio breve perché c'erano anche le richieste che erano importantissime degli extraterrestri e capi di Stato. Contestualmente abbiamo un altro programma, che era quello che è stato quello di scegliere praticamente in ogni angolo della Terra, in ogni parte della Terra, dei determinati uomini, anche donne, che avessero una sensitività particolare, una sensibilità particolare, non tanto sensibilità, ma una ricettività particolare, facendoli loro portavoci. Quindi incontri in varie parti del mondo, sono veramente centinaia, di persone che raccontano tutte la stessa identica cosa: essere stati contattati da creature che umanoidi, ovviamente, anche a volte molto simili alle nostre sembianze, che venivano dal cosmo e che facevano preoccupatissime per la sperimentazione nucleare, e che chiedevano ai contattati di essere loro portavoce. Ecco, questo per inquadrarlo in quattro parole. Eugenio Siracusa è stato uno di questi. Nel 1951, e non 52 come erroneamente fatto passare, e come peraltro anche depone il filmato della RAI di Mario Poltronieri del 1969, nel 1951, all'età di 32 anni, il primo giorno del suo 33esimo compleanno, del suo 33esimo anno di vita, Eugenio Siracusa ha un'esperienza che lo sconvolge. Va bene, lui vede una specie di disco volante, da qui parte un raggio lo colpisce, da quel momento la sua vita cambierà per sempre. È stato, poi diremo noi, con il linguaggio del dopo, ridimensionato. Va bene, comincia ad essere istruito, comincia tutto un percorso interiore che è bellissimo poter vedere magari negli scritti di quegli anni poco conosciuti sicuramente, che lo porterà 11 anni dopo, lui lo dirà sempre 11 anni dopo, perché la matematica non è un'opinione, 51 più 11 fanno 62, il 30 aprile del 62 lui incontra questi due extraterrestri che poi chiamerà Itaca e Astar, alle falde dell'Etna, sul famoso Monte Sona, che tantissimi di coloro che ascoltano sanno bene dove, perché ci sono andati. Da lì riceve un messaggio, che è il messaggio principe, che è quello l'avvertimento degli extraterrestri per la cessazione degli esperimenti nucleari. Contestualmente l'invito a realizzare un grande laboratorio orbitale che convogliasse la luce del sole e la distribuisse su tutto il pianeta, con il concorso di tutte le nazioni della Terra. Questo piano si chiamava e si chiama tuttora, è un progetto dal cielo alla Terra, da qui nasce questa diciamo definizione. Dopodiché Eugenio continua a fare questo lavoro di sensibilizzazione, quindi sopperisce anche alla carenza dell'ufologia che c'era nella nostra nazione, perché in quegli anni gli ufologi erano più sbandati di come si chiama, perché dicevano una volta che non esistevano, una volta che esistevano, una volta che erano cattivi, una volta che erano armi segrete dei russi, poi dei cinesi, poi insomma c'era tutto. Eugenio sopperì anche in questo, diciamo, facendo anche della sana ufologia, raccolse attorno a sé una miriade, moltissime persone che si sentivano sensibilizzate da questi discorsi, e pian piano, questa è la cosa più importante, pian piano iniziò anche a interiorizzare dal punto di vista spirituale questo messaggio, che comunque subì dell'evoluzione nel corso di tutti questi anni, e questa diciamo è sicuramente la cosa più importante e più grande che riguarda Eugenio Siracusa: aver
spiritualizzato in un certo senso, poi magari più avanti spiegheremo certo. meglio che significa il messaggio dal cielo alla terra del contatto con gli esseri extraterrestri. Allora, hai fatto bene a richiamare il fatto che c'è stato un tentativo di contattare, tra virgolette, i cosiddetti potenti della Terra, ma a chi ci ascolta ricordiamo che sono state, ci sono oltre ad Eugenio, Howard Menger, Billy Mayer, George Adamski, ma anche il gruppo di pace di Berlino hanno canalizzato messaggi degli extraterrestri, e dopo anche molte altre persone. Questi che ho nominato sono i più conosciuti, ma tu accennavi al fatto che la presenza a quei tempi si veniva presi un poco per stupidi a parlare della presenza extraterrestre. In realtà i militari ben conoscevano questa realtà, ed Eugenio ha avuto lui stesso contatti con persone molto famose. Non so se vuoi accennare un attimo a questo e parlare un po' di questo. Beh, guarda, Eugenio in tutta la sua, diciamo, carriera, tra virgolette, sicuramente ha conosciuto tantissime persone, tantissimi anche personaggi, va bene, di qualunque ambito, direi scientifico, direi religioso, militare, politico. Beh, si ricorda il suo casteggio epistolare con Dwight Eisenhower, ancora prima che questi diventasse, diciamo, presidente degli Stati Uniti. Quindi già, vedete, siamo ai primissimi anni 50, c'era una sensibilità, diciamo, abbastanza avviata. Poi con Charles de Gaulle, e poi con il Papa Paolo VI, che scriveva venerabile Centro Studi Fratellanza Cosmica, e anche con Giovanni Paolo II c'è stato uno scambio, e poi nel corso delle, diciamo, numerosissime conferenze anche con uomini di scienza, anche con ufficiali e sottufficiali soprattutto dell'aeronautica. Ecco, questo per dire che il messaggio di Eugenio è arrivato ad altissimi livelli, pur tuttavia diciamo è un messaggio che è rimasto inascoltato nella sua sostanza, nella sua grande sostanza, diciamo, è rimasto inascoltato soprattutto dalle grandi sfere, e dopo per forza cascata anche sulle persone, che se l'informazione non viene passata non viene neanche ricevuta. Io ti volevo chiedere, che età avevi tu quando hai conosciuto Eugenio? Come l'hai conosciuto? Che impressione hai avuto? Che cosa succedeva? Stava succedendo lì quando l'hai incontrato tu? Ci deve essere qualcosa con la linea con Saro? Ci sei? Nel senso che può essere caduta la linea? Sì. Perché ho sentito uno scatto e adesso non sentiamo niente. Pensi di poter provare a vedere di riprenderla? Un attimo, mi sento perfettamente io. Ah, ecco, perfetto. No, perché non era arrivato l'audio, la tua voce. Adesso ci siamo? Sì, sì. Ok. E allora sono Fili e Filetti. Comunque, vi dicevo, vivo in Sicilia, vivo a una distanza, qualche decina di chilometri, diciamo, il posto da dove visse Eugenio Siracusa, a Nicolosi, almeno negli gran parte della sua vita, diciamo, da contattato, da contattista. Io avevo 17 anni, Albiano, ma non ero solo, eravamo un gruppo di ragazzi qui nel paesino dove siamo, che non è Taormina ma è Gaggi, perché anche questo è stato scritto in maniera errata da qualche parte, e in questo gruppo c'era anche Giorgio Bongiovanni, che era un po' più piccolo, aveva 5 anni in meno di me, lui ha tuttora 5 anni in meno di me, il fratello, c'era Dino Favazzo, Aldo, Salvatore e tanti. In un'estate così avevamo
una persona che era un po' qualche anno più grande di noi, e ci convinse a partecipare a questo centro studi fratellanza cosmica, tu figurati. Ma noi non sapendo, partecipiamo, creiamo questa associazione, vediamo cos'è. Questo fu all'inizio quasi per, non dico gioco, ma per qualche... Però appena arrivarono o iniziarono ad arrivare, diciamo, gli opuscoli, mi senti Alviano, no? Sì, ci sente bene? Appena iniziarono ad arrivare gli opuscoli, il materiale informativo, io parlo per esperienza soggettiva, va bene, e io fui realmente traumatizzato. Successe qualcosa dentro di me, mi colpì profondamente e mi resi subito conto che io avevo scoperto qualcosa che da sempre cercavo, o comunque mi mancava, o comunque rispondeva, e iniziò anche a saturare, diciamo, tutti i perché esistenziali, perché vivo, che cosa ci sto a fare, eccetera eccetera. Questa fu, diciamo, la mia esperienza di impatto iniziale, e presumo anche quella di tanti altri, degli altri amici, dopodiché sì, degli altri amici che ti hanno nominato, ed altri ancora ovviamente che non conoscete, e che poi ci portò anche a conoscere dopo qualche settimana fisicamente lo stesso Eugenio Siracusa. E mi ricordo la prima volta che andammo da lui, ci parlò di, era fresco il contatto di Billy Mayer, ecco, tu poco fa hai nominato altri contattisti, Billy Mayer con questa semianza che veniva dalle Pleiadi. Non mi posso mai dimenticare, diciamo, il primo argomento quando lo conobbi io personalmente. Da quel momento in poi diciamo la conoscenza si approfondì sempre di più. Per noi era divenuta la cosa più importante della nostra vita, il tema centrale della nostra vita, perché guarda, non aggiungo né tolgo niente a quello che è stato, perché, e ci siamo, ci abbeveravamo continuamente, eravamo proprio assetati, affamati di conoscere, di sapere, quindi non perdevamo occasione per andare da Eugenio, per ascoltarlo, per ascoltare, diciamo, le sue interessantissime riunioni private, anche pubbliche, che teneva, e questo per tanti anni, fino a poi, insomma, successero anche delle altre situazioni. Questo perché sin dal primo momento, io lo voglio ribadire, ma non perché sia motivo di vanto, ma per la verità, noi avevamo praticamente capito qualcosa di molto importante, cioè capito qual era la reale personalità spirituale di Eugenio Siracusa, o comunque quella che operava in lui. E questo per noi è stato sempre, diciamo, subito, come dire, chiarissimo, e questo sicuramente ci ha facilitato moltissimo anche nella comprensione, va bene, di tutto il sapere, tra virgolette, enciclopedico, e una rivalutazione interiore anche profonda di quello che è il messaggio cristico ed evangelico soprattutto. Io ricordo bene, sentii l'esigenza, ma non fui solo io, sentii l'esigenza di riprendere il Vangelo nelle mani, che tra l'altro conoscevo anche abbastanza bene, e di rileggerlo abbiamo, di rileggerlo sotto una luce che era completamente diversa, ovviamente, no? E allora capivo con più profondità le parabole, gli insegnamenti, così anche, diciamo, gli aspetti fenomenici, ecco, della gloria di Dio, della stella di Betelman, tutte queste altre cose che sono comunque moltissime nei Vangeli, e c'è che ci riconducono, diciamo, a quella che è la realtà fenomenica dell'ufologia, o se vogliamo dei fratelli dello spazio, o se vogliamo degli angeli di quel tempo, che poi sono gli angeli di oggi, i messaggeri, sono sempre gli stessi. Ecco, adesso tu hai aperto proprio uno scenario molto importante. La prima impressione che io ho, intanto, da quello che mi dici, Saro, è che dei ragazzi giovani che avrebbero potuto stare in spiaggia, andare in discoteca,
giocare a calcio, eccetera, eccetera, si sentono trasportati a approfondire la parte, diciamo, spirituale, la loro vita, il senso dell'esistenza, il senso delle cose, eccetera. Io penso che in qualche modo, se la conoscenza venisse offerta in un modo così pregnante, anche oggi però avere questi risultati. Scusami, Alviano, scusami un attimo perché c'è un rumore di sottofondo. Ci sono problemi? No, nessun tipo di problema da quanto riguarda me. Perché Ora sto arriva un rumore di ascoltando. sottofondo. Alviano, riprendi. Sì, eri riuscito a seguirmi fino qui, Saro? Sì. Ecco, benissimo. Allora, tu ad un certo punto parliamo di un messaggio extraterrestre, ma entra anche un messaggio cristico. Allora, qual è il rapporto? E tu hai parlato anche di angeli di ieri ed extraterrestri di oggi. Che cos'è che lega queste cose? Perché le persone che ascoltano possono dire, ma insomma, noi abbiamo una mentalità purtroppo estremamente materialista, pensiamo che tutto sia concreto, che tutto sia fatto da atomi e molecole, e che in realtà in questi atomi e molecole non vi sia intelligenza, non vi sia comprensione, non siano insufflati di un qualche cosa di superiore. Allora, che cos'è che lega la figura del Cristo a questi messaggeri? Allora, come Eugenio, diciamo, rimproverava agli ufologi, no? Che adesso fanno tutti i sapienti, qualcuno di questi un po' ridicolo anche, rimproverava di vedere, diciamo, la realtà dell'ufologia solamente da un punto di vista monovalente, come dicevi tu, che è quello materiale, che è quello scientifico, alla stessa maniera, diciamo, la valutazione del messaggio extraterrestre è duplice, non è solo quella per il pericolo nucleare, per il pericolo dell'autodistruzione, ma accanto all'atere, comunque complementare, c'è anche un altro grande messaggio che è il messaggio dell'annuncio della parusia. Per parusia ovviamente si intende la manifestazione, comunque l'annuncio del ritorno del cosiddetto Cristo, no? La seconda venuta di Cristo, che poi è il cuore della, diciamo, grande profezia cristiana e escatologica. Quindi Eugenio cosa fece? Non solo lui, ma anche quegli altri che tu hai nominato, e anche loro ci bazzicarono e ci dissero parecchio su questo, ma Eugenio fu particolare perché lo sviluppò in maniera, diciamo, abbastanza chiara e completa. In pratica, questi angeli di ieri, che noi abbiamo chiamato extraterrestri oggi, perché c'è un'identità che li accomuna praticamente, sono le legioni di un tempo, quello che Gesù disse a Pilato, quello che Gesù disse a Pietro nel Getsemani, che praticamente lo accompagnano in questa, diciamo, manifestazione epocale sulla terra. E allora, questa manifestazione che ha avuto un suo inizio 2000 anni fa con la nascita, la predicazione, ma dopo 2000 anni di lavoro deve pur sempre avere un epilogo come lui, diciamo, ha profetizzato e come, diciamo, la maggioranza dei cristiani, almeno ecco quelli che conoscono un po' la Bibbia e il Vangelo, soprattutto il Nuovo Testamento, sa e attende con ansia anche, eh? Va bene. Allora, Eugenio Siracusa è stato l'annunciatore di questo processo,
della parusia del ritorno di Cristo dato come imminente, perché i tempi, per un cumulo diciamo di situazioni e di motivi, sono maturi, e ha sviluppato questa missione diciamo in maniera esemplare, interpretando anche una logica ed una semantica cristica. Ecco, io vi esorterei tutti a leggere i messaggi soprattutto degli anni 70 dati da Eugenio Siracusa, con una terminologia e una profondità diciamo di cuore spirituale cristica, che erano messaggi di esortazione, di ammonimento, di consiglio, gli stessi praticamente sovrapponibili a quelli che ha dato Gesù nei Vangeli, perché il ritorno di Cristo è una cosa imminente e che sta per avvenire, e non si tratta di un qualcosa che appartiene solamente a un ambito ristretto di persone, perché anche se è duro per il momento a comprendere, ma ci stiamo arrivando, più avanti sarà ancora più chiaro. Il Cristo è un valore cosmico, e nel nostro caso è un valore universale, planetario, che riguarda tutti, anche coloro che non sono legati strettamente all'ambito del credo o agli ambiti confessionali. Quindi sapere che c'è Cristo che ritorna è un qualcosa che deve interessare tutti e a cui tutti debbono essere, diciamo, preparati. Va bene? Preparati, preparazione è anche un'altra parola chiave che riguarda Eugenio Siracusa, perché egli, ovviamente animato dallo spirito che lo compenetrava per gli anni che furono di questa diciamo feconda attività spirituale, ebbe diciamo questa straordinaria capacità di smuovere attraverso il suo verbo, modulato in parole o anche in fogli, in scritti, quello che è, smuovere l'animo di migliaia e migliaia di persone. Questo è documentabile e al tempo stesso è straordinario, perché non si può spiegare una cosa del genere. Siccome io ho cercato di raccontare la mia esperienza, a tantissimi altri è successa la stessa cosa. Cioè, si è avuto una sorta di risveglio interiore, lo so che, ma io parlo per esperienza personale, che ha poi originato ovviamente una visione della vita completamente diversa da quella canonica, da quella materiale, da quella diciamo ordinaria che si seguiva sempre, ma guardando con molta più attenzione soprattutto al creato, a chi ti stava intorno, una valutazione sicuramente diversa dell'entità umana, non più come entità diciamo fisica, psichica, ma soprattutto come entità spirituale, dove trovare e dove scambiare i valori dello spirito, che poi sono in assonanza perfettamente anche ai valori del Vangelo. Ecco, senti, con Eugenio dà delle informazioni di due tipi che io vorrei approfondire con te se possibile. Uno, la funzione dell'uomo nel pianeta, e l'altro è il fatto che lui passa un'idea di come il cosmo sia un essere vivente in se stesso, sia un immenso corpo di un'intelligenza infinita, ma quello che è manifesto non è nient'altro che una parte visibile di un essere biologico e vivo. Allora l'uomo ha una funzione, ecco, io vorrei che tu ci potessi approfondire queste cose, che Eugenio penso sia stato forse quello che più di tutti i contattisti ha passato questa idea di uomo che ha una funzione all'interno di questo corpo grandissimo macrocosmico. Allora, dal punto di vista diciamo superficiale, o comunque dal punto di vista umano, strettamente biologico, l'uomo ha il compito che può avere l'esempio che faceva Eugenio, un enzima in una cellula, va bene, adoperarsi, quindi attivarsi
per curare il creato, per curare i propri simili, gli animali, per alimentare il divenire continuo di questa grande macrocellula che è la Terra, no? La Terra a sua volta è collegata nel sistema solare, quindi ha i suoi rapporti anche con il Sole a sua volta anche con gli altri sistemi solari centrali, eccetera, eccetera, fino a quello che tu definisci il macro essere o questo grande essere cosmico. Va bene, fin dove possiamo arrivare, perché poi tante cose non le sappiamo e andiamo a speculare al buio, io, a me non piace. Da un altro punto di vista, Albiano, credo di poter interpretare, diciamo, la tua domanda, rifacendomi sì, a quello che abbiamo sempre saputo, ma comunque Eugenio ha perentoriamente ricordato, cioè l'uomo in se stesso come prodotto dell'intelligenza onnicreante. Quindi l'uomo, questo contenitore trinitario tutto sommato, perché è dotato di un corpo fisico che ovviamente è mutevole, mortale, è dotato di un campo strutturatore di forme, un corpo eterico che possiamo chiamare anima, che è mutabile ma immortale, ed è dotato soprattutto una cosa, un concetto a cui tenevo moltissimo Eugenio, dello spirito o intelligenza o ego sum, che è una parte di Dio. Quindi ecco perché si dice tante volte, Eugenio ci teneva molto a questo, che Dio si autodetermina, si automanifesta, e il suo continuo divenire è legato anche alle nostre azioni, perché noi siamo una parte sua che alimentiamo il suo divenire, in una maniera agendo bene, in un'altra maniera agendo meno bene. Ecco perché diceva Eugenio la immensa responsabilità nostra, ad esempio rispetto a questo cane qua che mi abbaia davanti, di avere l'ego sum, l'intelligenza o spirito. Questa è una grandissima responsabilità. Difatti è anche la cosa più bella che possa, diciamo, avere un essere animato, va bene? Difatti la cosa più brutta, a chi capiterà, spero il meno possibile, è la cosiddetta morte seconda, quando sarà alla fine, se tutto va bene, tra mille passanni, dopo il regno millenario, sto dicendo, a questo mi riferisco, e cioè la perdita di questo ego sum e la reintegrazione animica e energetica in piani e in livelli che sono, diciamo, sicuramente inferiori, animali, vegetali o addirittura anche minerali. Quindi l'uomo nel contesto cosmico è legato al pianeta, il pianeta è legato al sistema solare, il sole praticamente è il centro, è il rappresentante, diciamo, del logos e dell'idea creante che viene dallo Spirito Santo. Questi sono concetti un po' particolari, o intelligenza cosmica o intelligenza onnicreante. Più soli compongono ovviamente universi, poi è sconfinata e infinita la situazione, anche perché noi il concetto di infinito purtroppo è qualcosa che non riesce ancora, per i limiti che abbiamo, a entrare nel nostro cervello. Ma l'uomo è il prodotto, diciamo, regale, va bene, di questa intelligenza divina, ed ha un compito molto importante, come ce l'hanno anche tutti gli esseri superiori al nostro stadio evolutivo, perché ha la prerogativa dell'ego sum. Ecco, su questo Eugenio batteva moltissimo. Ecco, e diciamo che l'uomo agisce comunque in un ambiente più grande di lui, che è il pianeta, ma che esso stesso percepisce, vive, gioisce o soffre, agisce, reagisce. Quindi diciamo che quello che forse potremmo approfondire e passare a chi ci ascolta è: l'uomo che errore sta facendo in questo momento?
rispetto ai concetti che aveva Eugenio, che errore sta facendo l'uomo di comportamento rispetto alla vita intorno a sé? Sì, abbiamo l'uomo rispetto ai progetti che aveva, non Eugenio, ma il creatore per lui, l'intelligenza primaria, si è distaccato da quelli che sono, diciamo, i valori di un ordine primigenio e primordiale, si è scollato, è entrato, per usare un termine di riferimento etimologico, in apostasia, cioè dall'ordine naturale. Questo ha fatto l'uomo, ecco il perché diciamo della necessità dei contattisti, della necessità anche ieri dei profeti, di questo trade union, diciamo, tra l'umana progenie e la realtà trascendente, che comunque ha il compito di controllare l'evoluzione, diciamo, di questa razza. Va bene, hanno sempre nel corso della storia cercato di, come dire, dare sempre una drizzata agli sbandamenti che l'umanità ha avuto, va bene, con tante situazioni. Anche la Bibbia nostra ne parla, ma non solo la Bibbia, anche altri testi ovviamente, che poi in una buona percentuale narrano la stessa cosa. Quindi c'è un corso evolutivo che l'uomo ha dovuto affrontare e che deve affrontare. Il corso evolutivo è quello, diciamo, di renderlo cosciente di essere, diciamo, parte viva nell'economia creativa, di essere figlio di una comunità cosciente, diciamo, di quelle che sono le leggi cosmiche, va bene, e soprattutto anche cristiche. Ora questo processo di evoluzione viene minato, purtroppo è stato minato purtroppo da diversi fattori, su cui è inutile dilungarci, diciamo, di dissuasione o di contrasto, che comunque hanno quasi preso il sopravvento su, diciamo, su tutta la razza umana, e la stanno portando veramente all'esasperazione. Quindi questo fa sbandare l'uomo come prodotto fisico o psichico, e lo fa uscire fuori da determinati ordini, diciamo, naturali anche consolidati. Ecco il perché di 70-72 emergenze planetarie, di uno sconquasso che è a tutti i livelli, va bene, ambientale, finanziario, economico, non c'è praticamente comparto che si salva a livello globale, no? Quindi c'è qualcosa che sicuramente non funziona più e bene, anche, ripeto, per la pressione di forze condizionanti che vogliono, questo si deve dire anche, che vogliono l'annichilimento e la distruzione dell'uomo. Cristo e i suoi invece vogliono e cercano disperatamente di salvarlo. E ecco, all'inizio tu avevi detto in qualche modo che avevano posto, erano venuti a fare un'offerta agli extraterrestri, ai potenti del mondo, e l'offerta veniva fatta in cambio di qualche cosa, in cambio di una sorta di fraternità tra i popoli, no? Allora, Albiano, il discorso è questo. Loro si presentarono, prendiamo il caso di Eisenhower. Allora, queste cose ovviamente non le possiamo documentare al momento, perché sapete voi, ci mancano ovviamente le prove, ecco, non possiamo esibirle, però ci sono, diciamo che sono uscite, fuoriuscite tante descrizioni, per cui alla fine si è ricostruito. Eisenhower chiesero principalmente di smetterla. Si presentarono per parlare con lui, ovviamente il capo della nazione più importante di tutto il pianeta, e che poteva condizionare la vita e la storia di tutto il pianeta. Ecco perché tanta attenzione sugli Stati Uniti.
chiesero di smetterla con le guerre e soprattutto la produzione di armi nucleari e soprattutto la produzione dell'energia nucleare per i motivi noti che tutti sappiamo. Chiesero poi di rendere nota a tutta la popolazione mondiale, cioè informare tutta la popolazione mondiale di questa presenza extraterrestre che è stata da sempre, diciamo, presente sulla Terra, ma quantomeno nell'era contemporanea era venuta in maniera totalmente pacifica e fraterna. E la terza cosa, che era più importante, comunque connaturata alle prime due, la redistribuzione della ricchezza del nostro pianeta fra tutti gli esseri viventi, di modo che scomparissero per sempre le categorie di ricchezza e povertà, e dove, insomma, la massima dell'economia creativa cosmica, il necessario a tutti, superfluo a nessuno, sarebbe stata possibile. Capite voi che sono, diciamo, delle richieste molto forti, ma precise, ma anche a realizzarle non logiche, ci voleva niente, anche, no? Anche logiche, anche belle, no? E in cambio, per allettare o per quello che era, gli extraterrestri si misero a disposizione a concedere, diciamo, quella che erano i grandi benefici di questa scienza, di questa tecnologia che era avanti di noi di centinaia, forse qualche migliaia di anni, ecco, non facciamo numeri spropositati che non hanno senso, centinaia di anni, forse qualche migliaia di anni, e che sicuramente per noi era taumaturgica, magica, no? E fra cui soprattutto anche i mezzi per produrre o comunque per attirare energia che ci facesse uscire per sempre, diciamo, dall'era della combustione, della carburazione, del petrolio. Figuratevi voi se le cricche, le lobby del petrolio, come successe con quella sorta di demonio di Morgan's Contest, per esempio, in passato, figuriamoci se queste avrebbero detto sì. Difatti Eisenhower si prese qualche giorno di tempo per dare la risposta, perché ovviamente non era lui che decideva, e poi se ne venne, come lui, come Churchill, come l'altro là in Russia, con la stessa identica risposta: no, grazie, ma l'umanità ancora non è pronta per queste cose. Quindi questa fu la richiesta che i nostri fratelli fecero, va bene, perché poi non è che non si dica, lì si sarebbe, se gli amministratori del nostro pianeta, va bene, avessero per caso detto sì, dice sì, noi lo facciamo, si sarebbe verificato quello che Cristo voleva, cioè la redenzione dell'umanità, no? Un'umanità che avesse accettato coscientemente di salire, diciamo, i gradini della scala evolutiva, cosa che hanno fatto altri nel cosmo, altri pianeti o altre società, da quando ci hanno detto loro, lo hanno fatto. Il caso più famoso che noi abbiamo è quello degli Apuniani o quello degli Iargani, va bene? Sono società più o meno come le nostre, nella cosiddetta, diciamo, densità materiale e dimensionale che è la stessa, però hanno accettato con coscienza. Noi invece abbiamo rifiutato. Questo è il famoso, sarebbe stato l'apoteosi di tutti, di tanti, il famoso piano A di questo contatto pacifico massivo che si è realizzato. Purtroppo Alviano, fino adesso, al momento, non c'è poco da fare per questa strada. Non ci sono segnali di ravvedimento, effettivamente. Senti Saro, noi siamo praticamente in scadenza del tempo a nostra disposizione. Se tu potessi riassumere in qualche parola, in qualche concetto, che cosa, o dare delle indicazioni anche a chi ci ascolta, come approfondire questi temi, ma anche come cambiare un poco la sua vita, che cosa penseresti, direbbe Eugenio,
oggi direbbe Bon Giovanni che ne è il continuatore dell'opera e del messaggio. Ma non so, Albiano, abbiamo internet, oggi la conoscenza è abbastanza diffusa, tanti sanno quello che debbono fare, tanti cercano, sbattono la testa fino a quando poi trovano anche. Io direi a coloro che hanno a cuore, perché c'è anche questo, diciamo, interesse spiccato, un po' scientifico, un po' la realtà extraterrestre, che la studiano, che sono moltissimi, anche che sono affascinati da questo, direi le cose che si dicevano 50 anni fa: guardatela e osservatela sempre con tutti e due gli occhi. Va bene, l'occhio indagatore, diciamo, della scienza, del fisico, della fenomenicità, tutte le cose meravigliose della scienza, ma guardatela anche con l'occhio della filosofia, della storia, dello spirito, perché in sé anche è una realtà che va vista in maniera non solo fisica e materiale, non solo, ma iniziate a vederla anche, diciamo, dal punto di vista, come abbiamo detto prima, cristico, o meglio usare l'espressione forse più consona, come una realtà messianica. Ecco, sono qui con una missione, ricordiamocelo, non sono qui per mangiarci, non sono qui per tirarci l'anima e tutte queste cose che si sentono dire la gente che più o meno poi, ecco, non ha mai approfondito realmente neanche se stessa, e sono qui perché vogliono il bene dell'umanità, perché non vogliono che questa cellula salti per aria, cioè questa terra, perché vogliono salvare e preservare quanto è più possibile. Da un altro punto di vista, direi a chi già, diciamo, ha un percorso più avanzato e cerca la realizzazione cosiddetta spirituale o del proprio sé, direi che credere e salvare, quindi il credere e conservare, non basta, non è sufficiente, ma bisogna soprattutto, oltre che credere, essere, e per essere bisogna dare e bisogna darsi, così come diceva il maestro Gesù Cristo. Non chiedete mai che venissero costruite templi e chiese, va bene, ma lui desiderava e voleva che ogni uomo illuminato, diciamo, dalla luce della verità, divenisse un vero e proprio missionario a difesa dei valori della vita, a difesa dei bisogni del prossimo, a difesa, diciamo, di tutto ciò che edifica la vita nel senso lato e trino della parola, va bene, e questo, diciamo, questa è la cosa più importante. In ossequio anche a una concezione, l'ultima, poi chiudo, Albiano, a un Cristo che non è solo nei tabernacoli e nell'alto dei cieli, ma che è dentro i bisogni, le necessità e la vita dell'uomo in ogni giorno. Molte grazie, Saro, anche di questo messaggio finale che io sento molto dentro di me, che condivido totalmente. Vorrei anche dire che sarebbe bello che ci fossero anche trasmissioni televisive di approfondimento di questi temi. A quanti ci ascoltano posso soltanto dire e che hanno bisogno di informazioni di carattere scientifico, così posso soltanto dire che a Washington nel 2015 Robert Hastings ha raggruppato più di 100 militari che erano addetti alle basi missilistiche statunitensi, che parlano della presenza di questi esseri. Quindi questo che abbiamo detto è un contatto reale, andrebbe approfondito,
in dibattiti che non si esauriscono in un botta e risposta, ma che veramente cercano la documentazione, si approfondisce, si parla e si passa da un piano così più concreto ad uno più sottile, perché l'uomo lo dovrebbe sentire dentro di sé di essere un essere multidimensionale. Noi ringraziamo moltissimo Saro Pavone per questo suo ricordo di Eugenio, dell'importante messaggio che ha portato. Grazie molte Saro, e passo la linea a Massimo Bonella. Grazie Saro. Grazie a voi, grazie a voi. Bene, 19.56, riprendiamo qui da Venezia, a Pineta Oggi TV. Apro solo una parentesi prima delle notizie, che ricordo benissimo Eugenio Siragusa, anche perché nei primi anni 90 a Radio Treviso 103 si effettuavano dei collegamenti in diretta, credo con Radio Mediterraneo, adesso non ricordo bene, potrei sbagliare, ma mi sembra Radio Mediterraneo, con delle interviste proprio ad Eugenio Siragusa, questo personaggio noto a livello internazionale, noto alla stampa, insomma un personaggio che faceva riflettere, dava spunto anche a trasmissioni di approfondimento anche alla Rai TV. Ecco, ricordo qua in mente dei flash di alcune sequenze televisive con delle immagini che ricordo. Poi nel 97 sottoscritto è sceso a Catania, abbiamo visitato insieme il Monte Manfre, l'incontro che lui ha avuto con questi esseri, che all'epoca la stampa ne parlò tantissimo, credo il Corriere in modo particolare. Comunque da lì è seguita un'intervista che poi nel novembre, ottobre, novembre 97 l'ho fatta mettere in onda alla televisione, purtroppo adesso non c'è più, una televisione importante di Pordenone, canale 55, e da lì poi anche a Telidea di Chianciano Terme, oltre naturalmente, anzi prima di tutto a Radio Treviso 103 e quindi poi dopo il salto in televisione a Pordenone. Beh, un bel ricordo, e altresì bello il ricordo quando lui diceva che la vostra casa non è solamente qui nella terra, ma è anche il cielo la vostra casa. Quindi ti dava un po' di ti incoraggiava anche ad andare avanti, visto che qui la vita è sempre più complessa. Già negli anni 90 comunque, ecco, la situazione cominciava a essere sempre più difficile, difficile a sbarcare lunario, difficile ad andare avanti, e quindi con un personaggio di questo calibro queste cose che lui diceva, queste considerazioni, questi pensieri facevano solo che piacere. Quindi un bellissimo ricordo. Poi dopo il 97 l'ho rivisto credo nel 2000, credo 99-2000, che ero sceso con il presidente dell'Associazione Culturale del Sicomoro, Domenico Santini, che colgo anzi l'occasione per salutarlo, e dopodiché da quella volta non ho più avuto l'occasione, diciamo, ecco. Comunque una intervista che dovrei avere da qualche parte nei nostri archivi qui di Pineta Oggi TV, intervista con il logo canale 55. Ecco. Benissimo, allora c'è il tempo per un aggiornamento delle notizie. Dunque, sono state ritrovate le ossa, probabilmente umane, nelle cortile della casa dove abitava Samira Sbia, una donna di origine marocchina di cui si sono perse le tracce da 17 anni a Settimo Torinese. La donna, che oggi avrebbe 49 anni, abitava con il marito Salvatore Caruso, indagato per omicidio. Era scomparsa nel 2002 quando aveva 32 anni. Il caso è riemerso grazie alla trasmissione di Rai 3, Chi l'ha visto. La scientifica dovrà verificare se si tratti realmente di ossa umane.
Uno sguardo rapidissimo, non c'è il tempo, ma veramente al volo vi segnalo sulla nostra testata pianetaoggitv.net di Venezia in primo piano il riconoscimento al tenente dei carabinieri Ottavio Rosatelli, assegnato dal comune di Montepulciano per il periodo in cui ha comandato la stazione di Acquaviva. Poi a seguire il punto di Giulietto Chiesa. Prossimamente, Pianeta Oggi Reporter dal titolo Soldi, inganni e truffe, con l'intervista esclusiva al dottor Elio Alexander De Grandi, noto personaggio televisivo di Domenica Ine. È veramente tutto, sono le 8 in punto, 8 della sera. Buona cena per chi si mette a mangiare. E buon lavoro alla regia centrale lì a Treviso, a Rosario Moreno, editore di Radio Science. Un saluto anche ad Adriano Appi che abbiamo ascoltato la loro trasmissione molto interessante con Saro Pavone, conosciuto anche lui a Catania un po' più recente, credo era il 2012. Con lui, infatti, mi ricordo, avevamo parlato di un incidente di una persona che conoscevo, siamo andati un attimo su quei discorsi, ecco, fu una bella parentesi quella, me la ricordo ancora adesso. Buonasera a tutti voi gentili ascoltatori che ci avete seguito, vi ricordo che Radio Science TV, Pianeta Oggi TV All News, sono le vostre linee dirette con informazioni. A presto. Avete ascoltato Pianeta Oggi Eventi nel Mondo su Radio Science.